Va bene, allora grazie a tutte e tutti per essere venute. Vorremmo iniziare intanto, beh, ribadendo perché siamo qua. Ovviamente siamo qua perché a settembre nel Consiglio di amministrazione di Esisu si è approvato un nuovo piano del tariffario per il servizio mensa, scelto dalla Regione, definito dalla Regione nei criteri regionali di giugno, in cui arbitrariamente la Regione ha scelto di aumentare il prezzo tariffario di circa il 40%. Prima di lasciare la parola alle altre persone, agli altri studenti che sono qui, vorremmo fare due precisazioni. Intanto spesso è stato palesato come questo aumento sia un piccolo aumento che non pesa sulle nostre tasche, in realtà per delle persone che vanno in mensa tutti i giorni, questo aumento potrebbe anche costare circa dai 200 ai 300 euro all'anno. Per di più, quello che è stato detto sia dall'assessora Chiorino, che comunque non abbiamo mai visto in nessun incontro, negli organi, neanche negli organi, nonostante sia stato più volte chiesto. Per di più, appunto, non c'è stata nessuna interlocuzione con lei. Questo aumento si inserisce in tutta una serie di aumenti di Eusu, dall'aumento della detrazione del posto letto per i borsisti. Si inserisce e non è giustificato dall'aumento delle bollette, perché molte delle strutture sono in realtà a carico delle aziende che gestiscono le mense. Niente, sostanzialmente si sta cercando ancora una volta di farci pesare, la regione sta cercando di chiudere i suoi buchi di bilancio aumentando i costi che pesano su di noi. Questo aumento di costi si inserisce, è giustificato dall'aumento di borse di studio che in realtà non sappiamo se ci saranno, non sappiamo di quanto sarà e per quante persone. Ancora oggi non abbiamo la certezza che le borse di studio verranno coperte totalmente. E quindi adesso parleremo della mensa, di come porteremo avanti la mobilitazione, di cosa stiamo facendo in questa occupazione. Grazie a tutte e tutti, intanto vi chiedo se mi si sente. Sì, come ha detto già Mattia, noi fin da settembre, appena abbiamo saputo la notizia di questi aumenti da parte dei cittadini di Edisu, abbiamo iniziato a confrontarci comunque con assemblee, con presidi anche sotto la regione. Appunto in uno di questi presidi però abbiamo visto la risposta da parte delle istituzioni, che è una risposta di chiusura, come si evince appunto dalla lettera della Chiorino. Da cui tra l'altro si evince anche tutto il classismo, tutto il menefreghismo nei confronti degli studenti e delle studentesse. Quindi noi per rispondere a questo e ovviamente per ribattere e contrastare questi aumenti abbiamo deciso ieri di riunirci in assemblea qua in mensa, un centinaio di studenti e abbiamo occupato questa mensa. E questa sicuramente è una prima occupazione, è una prima mobilitazione, quindi sappiamo benissimo che questi rincari non sono ancora in atto e nel momento in cui però entreranno in atto siamo pronti anche a mobilitarci, continuare questa lotta nelle altre mense, in tutte le università, come al Politecnico, come Unito, nella mensa Olimpia, nella mensa del Politecnico, come ho già detto, e anche nelle piazze se necessario, perché questo è un attacco contro il diritto allo studio, ma è un attacco diretto verso i diritti e gli interessi degli studenti e delle loro famiglie che supportano già i costi, diciamo, di tutti gli aumenti che già diceva, di tutti i rincari che ci sono anche sul tema del diritto allo studio. Quindi noi porteremo avanti questa occupazione con l'obiettivo ovviamente che venga a parlarci qualcuno della regione, se non la Chiorino, qualcuno comunque di responsabile o non diciamo un signor nessuno, che tra l'altro è quello che è venuto da consegnarci una lettera, la famosa lettera che è pubblica, che è possibile leggere e consultare. E chiediamo che venga qualcuno, per adesso non è ancora venuto nessuno a parlarci e continueremo questa lotta finché i prezzi non ritorneranno a quelli iniziali. Buongiorno a tutti, io sono qua come portavoce degli studenti che vivono nella residenza Edisu. È una realtà che a molti è sconosciuta, ma ci siamo in tanti e ogni giorno dobbiamo affrontare molti problemi che altre persone non devono affrontare, e questo degli aumenti dei prezzi delle mense è una cosa in più che grava sulle nostre spalle. La vita nelle residenze è fatta di molti inconvenienti, soprattutto in questo momento di crisi.
in cui la presidenza Edisu sta cercando in tutti i modi di renderci la vita lì dentro ancora più difficile. Ha parlato di razionamento dell'energia elettrica, della luce, del gas, dell'acqua per fronteggiare i costi della crisi. L'aumento dei prezzi delle mense è veramente importante per i residenti perché sono coloro che utilizzano di più i servizi delle mense. Tra l'altro le borse di studio che vengono erogate a noi studenti non bastano assolutamente per mantenerci, quindi siamo spesso costretti a lavorare, a trovarci dei lavoretti extra, spesso ci sfruttano in questi lavori. E sentirci dire da assessori come la Chiorino che dovremmo vivere nel mondo reale e conoscere realtà più concrete, tirarci sulle maniche, correre a studiare, a lavorare, mi sembra veramente un insulto alla nostra dignità, di noi studenti e insieme anche lavoratori. Quindi questo, la vita nelle residenze è una realtà sconosciuta, ma esiste ed è difficile molte volte. Ciao a tutte, ciao a tutti. Quello che voglio aggiungere rispetto agli interventi precedenti delle studentesse e degli studenti è che sul piano della questione politica non accettiamo nessun tipo di strumentalizzazione e rispediamo al mittente tutte le accuse rispetto al fatto che gli aumenti consistano solo in 70 centesimi al giorno, che siano una residualità o che non possano incidere realmente sulle condizioni di vita delle studentesse e degli studenti, perché non si può pensare di non valutare il contesto in cui questi aumenti si inseriscono, cioè un contesto in cui per tutte le studentesse e per tutti gli studenti a Torino di trovare una casa è sempre più difficile, spesso bisogna cercare per settimane su gruppi Facebook che sono in mano a privati o ad agenzie che egemonizzano il mercato degli affitti in quartieri sempre più in mano a fenomeni di gentrificazione, in cui spesso per affrontare questi costi di affitti e di bollette che aumentano sempre di più e anche lì spesso ci si ritrova in condizioni vessatorie. Bisogna cercare lavori in cui, come si diceva prima, spesso si viene sfruttati o sottopagati e sottopagate quando riusciamo a trovarli. Quindi in questo quadro a noi sembra chiaro che un aumento che può arrivare a 50 euro al mese incide parecchio sulle condizioni di vita degli studenti e che soprattutto non accettiamo, e ci sembra che la realtà non ci permetta di accettare lezioni di vita da chi, come l'assessora Elena Chiorino, registra, e questo è un dato di fatto, il 50% di assenza in consiglio regionale, mentre per chiunque di noi non andare il 50% delle volte al lavoro significa chiaramente non essere pagati, ma credo anche per voi che ci state di fronte. Questo è una condizione comune e quindi per questo riteniamo che quella lettera sia vergognosa e che una condizione di dialogo e di confronto con le istituzioni non possa prescindere dalle scuse rispetto a quella lettera, e che noi vogliamo ribadire che non ci sentiamo rappresentati in ogni caso da chi si esprime in quei termini, da chi nega ogni confronto agli studenti e da chi sul piano regionale, come Fratelli d'Italia, non si crea problemi a spendere centinaia di migliaia di euro per le associazioni pro vita che vengono finanziate dalla regione, e invece si crea grossi problemi per spendere per finanziare il servizio mensa degli studenti e delle studentesse, che riguarda un ambito della minima dignità quotidiana e delle minime esigenze quotidiane irrinunciabili come mangiare in mensa durante le lezioni. Sì, volevo sottolineare ancora come questo aumento non è emergenziale. L'intenzione della regione era di aumentare il prezzo tariffario fin da quando si è insediato il presidente dell'attuale CDA Edisu, Alessandro Sciretti. Questo lui stesso dichiarato il 19 settembre durante il CDA, quindi semplicemente la regione ha utilizzato quest'anno per instaurare questo aumento delle tariffe che era già previsto da molto tempo.
Noi non possiamo andare avanti così, queste decisioni vengono calate totalmente dall'alto, senza mai un confronto, saremo noi come al solito a pagare tutti questi aumenti tariffari, quindi oggi continueremo a fare assemblee, coinvolgere le persone, coinvolgere noi studenti, continueremo ad attivarci, continueremo a farlo nei prossimi giorni e domani andremo in palazzo regionale a pretendere che ci sia un dialogo, che queste tariffe, questo aumento delle tariffe venga interrotto e che si parta davvero con un dialogo in cui noi siamo protagonisti perché siamo noi a pagare le conseguenze della scelta dell'assessore e di questa regione. Per essere precisi, magari l'appuntamento domani che ci diamo alle 9.30 qui, per poi partire in corteo verso la regione e appunto stiamo vedendo prossimamente. Si possono fare domande? Allora, le sigle aderenti mi pare che siano CUA, Cambiare Rotta, SI Studenti Indipendenti e FGC, cioè Fronte della Gioventù Comunista. Quindi c'è una convergenza sui temi, cioè i movimenti il movimento studentesco fatto di diverse sigle tendenzialmente di matrice antifascista si stanno unendo sulla base dei temi. Mi confermate questo punto? Su questo tema qui di strutture mi sento di dire che comunque questa mobilitazione non nasce appunto da una banale convergenza, unione di strutture e di liste. Si tratta più che altro di un tentativo di coinvolgere direttamente gli studenti, che è quello il vero obiettivo di portare questa mobilitazione a diretto contatto con gli studenti e le studentesse che sono quelle come noi che vivono questi disagi derivanti da lamenti, ma come da carovita che si sta già mettendo su di noi, sulle nostre famiglie. Quindi più che altro, più che strutture parlerei, cioè la mobilitazione è larga e speriamo che si allarghi il più possibile a tutti gli studenti e alle stesse rappresentanti, per esempio la rappresentante dell'Olimpia, delle mense e in generale più aperta possibile a tutti quanti. Ecco, un'ultima domanda. Sono stati citati gli studenti lavoratori, quindi in questa iniziativa vi sentite supportati dai lavoratori, quindi dai sindacati di base e comunque dal movimento dei lavoratori? Sì, c'è un dialogo con le lavoratrici e i lavoratori delle varie mense che va avanti già da diverse settimane, è proficuo e le lavoratrici e i lavoratori sono stati anche invitati all'assemblea pubblica che ci sarà oggi alle 17. Abbiamo raccolto la solidarietà di lavoratori e lavoratrici anche lunedì presso l'ufficio dell'assessora regionale Chiorino, quando siamo saliti lì come studentesse e studenti per protestare contro la sua lettera e per ribadirle il fatto che non l'accettiamo. Anche lì in quell'ufficio le persone che erano lì e che lavorano con lei, cioè loro lavorano evidentemente, hanno dato solidarietà alla nostra protesta e hanno manifestato condivisione delle nostre rivendicazioni. Quindi da questo punto di vista il dialogo c'è ed è proficuo. Grazie, io sono Fabrizio Maffioletti di Presenza Italia.